tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e quindi come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup Angels. Per questa settimana io, Fabiana e Elisabetta vi vogliamo proporre un video molto particolare perché siamo nel periodo di Halloween e quindi volevamo farvi un makeup proprio diciamo per questo proposito e quindi ognuna di noi ha scelto un makeup. Cioè, a me non piace l'horror in generale, però volevo farvi qualcosa di particolare e quindi adatto anche ad Halloween, perché non per forza si deve vestirsi da o truccarsi da mostri, ma anche una cosa molto particolare scenica. Iniziamo subito, sicuramente dal titolo l'avete anche già capito, perché ancora non lo so che cosa metteremo sul titolo, però sinceramente vi voglio lasciare un po' di suspense e quindi iniziamo a truccarci. Se vedete che velocizzo, significa che non sto parlando e quindi automaticamente mi viene molto più facile, diciamo, farvi vedere tutto velocizzato. Accendo la luce perché sono ciecata. Allora, iniziamo subito. Devo mettere una base occhi. Ho la nuova postazione e credetemi, ancora non mi ricordo dove sono posizionate le cose. Questo è normale. Sì, è tutto normale. Vabbè, metto una base qualsiasi di... Questa è quella di Essence. Allora, è un trucco molto, molto particolare. Io non sono brava a fare questi... make-up. Io sinceramente l'unici make-up di Halloween, tra virgolette, che ho fatto sono stati fatti ai miei figli, uno per Andrea quando era piccolino e uno a Carmelo quando è andato in discoteca e l'ho truccato da scheletro, una cosa del genere. Erano, sì, delle cose carine, dai. Allora, metto un po' di cipria, metto questa qui della Essence, metto un po' di cipria proprio nell'occhio, con la spugnetta in dotazione. Poi l'altro. Allora, utilizzerò questa palettina di Rude Cosmetics. E utilizzerò questo azzurrino qua su tutto l'occhio. Poi con un pennello da sfumatura sfumo i bordi. Aggiungo un po' di azzurro sul pennello, apro gli occhi e sfumo. Proprio per dare quell'effetto sfumato anche ad occhio aperto. E poi, visto che l'ombretto un pochettino si toglie, aggiungo un po' di colore nella palpebra mobile. E per adesso finisco qui quest'occhio. Invece nell'altro è una specie di rosa e lo metto con questo pennello e io metterò questo qua, questo colore qua, come ho fatto nell'altro occhio, tutta la palpebra e poi lo sfumo leggermente. E poi aggiungo, come ho fatto nell'altro occhio, l'ombretto, picchiettando solo nella palpebra mobile. Ok? Per quanto riguarda gli occhi, per adesso va bene così. Prendo il piegaciglia, piego le ciglia,
invece di mettere il solito mascara, ne utilizzo un altro. Metterò il mascara della Essence. Perché? Perché risulta bianco. Questi sono gli occhietti. Adesso dobbiamo fare la parte di sotto l'occhio. E mi serve un mix, quindi utilizzerò questo fucsia con un pochettino di questo viola. E questi sono i blush di DMT. Faremo questo mix di questi due colori. E li metteremo proprio al di sotto di tutti e due gli occhi. Proprio portandoli anche così nella parte di fuori. La stessa cosa faremo nell'altro occhio. Non vi preoccupate se uscite fuori dai bordi perché è quello che vogliamo. Mi sto preparando per andare a fare la spesa. Chi è di voi che non uscirebbe con questo bellissimo make-up? Forza, ditemi chi di voi non ci uscirebbe. Allora, andiamo a mettere anche il mascara nella parte di sotto. Anzi, ripassiamo sopra. Per far sì che è ancora più bianco, e poi mettiamo anche qui. Ok, ma voi vedete qualcosa? Rimettiamo sopra. Ok, allora, di norma devo mettere una matita bianca all'interno dell'occhio, però prima faremo la base. Io già ho messo la crema, ho messo una crema, adesso vado a mettere un siero. Ho metto questo, no? Ho messo un siero. Utilizzo questo qui, il Matrixil. Sempre se riesco ad aprirlo. Ok, riuscita. Ne metto proprio poco perché l'altra volta quando ne ho messe di più, sinceramente, mi ha fatto un effetto che non mi è piaciuto tanto. Infatti, ho pensato subito che era il fatto che ne avevo messo troppo. Quindi la crema, quello, quell'altro, avevo messo troppo. Ok. E fino a qua ci siamo. Allora, devo fare la base bianca. Ero indecisa tra utilizzare questo e il Face and Body che avevo acquistato. Siccome voglio una base proprio bianca, 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 perché il personaggio che sto facendo, che sicuramente già avete capito chi è, lo devo fare proprio bianco, bianco, bianco gesso. E quindi ho deciso di utilizzare, visto che lo volevo anche provare, quindi lo provo prima sulla mia pelle, questo qui di Revolution, che è proprio un sbiancante. E proprio esce così adatto a questa tipologia di video che serve tantissimo ed è questo. Io la metto nella mia base, la metterò nella base e poi la utilizzerò. Vi faccio vedere com'è la composizione del prodotto. Questo è il prodotto. Io non so se metterlo con il pennello, credo che sia una cosa ottima metterlo con il pennello e andiamo. Non vi preoccupate per i bordi perché dopo andremo a riprendere il
l'ombretto e andremo a sfumare bene bene. Devo dire che è molto pigmentato questo bianco, eh? Cioè già si vede che è molto pigmentato. Poi nelle parti più piccole ci andrò con un pennello più piccolo, vediamo ora. Vediamo come riesco a... Non importa per i capelli perché sto facendo il video apposta oggi, così posso andare a lavarmi i capelli. Allora, siccome devo fare proprio tutta la parte bianca, prendo un pennello piccolo e vado a fare tutta questa base bianca. Andiamo a prendere la cipria in polvere bianca. A prendere la cipria di Astra, questa bianca. Vediamo se viene bene metterla direttamente con il pennello. Ok, andiamo a sistemare qua l'ombretto. Ho detto che non vi dovete preoccupare perché viene facile anche sistemarlo. Sistemato questo e sistemiamo anche da questo lato sfumandolo. Quindi devo prendere il pennello per sistemare l'altro lato che si è un po' tolto perché era una base abbastanza bagnata, quindi si è un po' stampato. Non è un colore che viene facile sfumare, sinceramente. Allora, sfumiamo la parte di sotto. Adesso mi serve l'arancione per fare le sopracciglia. Utilizzo l'arancione, no, questo qua, perché devo fare le sopracciglia. Vediamo sempre come vengono. Allora, io non sono brava a fare le sopracciglia, quindi partite da questo presupposto. Sto seguendo le mie sopracciglia, in più li sto facendo leggermente più grande perché devono essere abbastanza pronunciate e quindi li faccio un po' più grandi di come sono. Sicuramente Fappiana sarà contentissima di vedermi le sopracciglia fatte. Mio, te giuriene. Così sono le sopracciglia. Adesso dovremo fare un leggero contouring e quindi lo andrò a fare proprio con i prodotti di poco fa, sarebbero il viola e il fucsia. Faremo un leggero contouring. Ovviamente è una cosa horror, quindi mi sto truccando meglio. Meglio di così non si può. Ovviamente non è un trucco preciso, eh? Cioè, ci tengo a dire perché non sono
di brava in queste cose, no? Un leggero contouring a nese. Come se ne avessi bisogno, va. Ovviamente il titolo dovrebbe essere uscita da un film horror. Più horror di come si muore. Allora, per finire devo fare le labbra. Sicuramente qui perderò tempo. C'è una piccola sorpresa, quindi chiudete gli occhi. Ecco la mia versione del cappellaio matto. Ovviamente è una versione a dir poco femminile, a dir poco sexy. Oh mio Dio! Ditemi se vi piace questa mia nuova acconciatura, se vi piace questa mia proposta per quanto riguarda un make-up elegante da tutti i giorni e soprattutto adatto per andare a fare la spesa. Oddio, verrei volentieri. Questo è il make-up che ho realizzato per quanto riguarda Halloween. Avevamo deciso con Fabiana e Elisabetta di fare un trucco, siamo uscite da un film horror. Molto divertente. Ebbene, questa è la mia proposta. Io sono la signora cappellaia matta. Ho messo anche il rossetto un pochettino nei denti, strofinando leggermente. Spero che si vede la mia i miei denti bianchi. Scusate, ma mi viene sempre di toccarli. Questa è la mia acconciatura. Non so se vi piace questo rosso. E questa è la mia proposta per quanto riguarda le Make Up Angels. Allora, la foto è questa. Ditemi se c'è differenza per quanto riguarda questo make-up. Ovviamente il mio è più bello. E questa, diciamo, è la mia proposta. Ovviamente lo dovevo proporre in modo da film horror, perché qui Johnny Depp è sempre al bacio. Molto carino. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto, ma prima dobbiamo andare subito a vedere cosa hanno combinato le altre due Make Up Angels, quindi andiamo subito a vedere i loro video. Chissà cosa vi hanno proposto, sono molto molto curiosa. Io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!